Oggetto numero 35, interroga la consigliera Meloni. Risponde l'assessore Coletto. Prego, consigliere. Grazie, Presidente. Allora, questa interrogazione nasce un po' da alcuni atti che avevamo presentato già lo scorso anno. Ad aprile 2020 avevamo già presentato un question time in cui chiedevamo chiarimenti e obiettivi di fronte alla fusione di Umbria Salute con Umbria Digitale. Avevamo anche indicato tra le nostre criticità e questioni anche come mai c'era stato un aumento dell'organico del 50%, aumentando ovviamente così il precariato. C'era stato risposto che in emergenza Covid era servito più personale. Noi avevamo fatto anche alcune proposte di inserire e di utilizzare queste persone anche per il tracciamento. Sono saltati gli accordi con il sindacato che erano stati fatti nel 2019 e poi, grazie però al lavoro anche della terza commissione, c'era stato appunto spiegato a fine 2020 che nell'impossibilità di stabilizzare i precari si sarebbe proceduto con un concorso, giustamente. Tutte le volte però c'è sempre stato, diciamo, risposto e garantito che si sarebbe voluto mantenere i livelli occupazionali in un contesto di utilità pubblica e seguendo sempre un percorso di legalità e di trasparenza. Questo è un po', diciamo, il percorso che però è uno scenario che mi premeva riportare all'attenzione di tutti. Ora, noi oggi interroghiamo la Giunta per potenziali anomalie e criticità circa l'avviso di selezione pubblica. Dirò, non ripeterò e non leggerò tutta l'interrogazione, ma per sommi capi darò le date in cui gli eventi si sono susseguiti. Allora, in data 29 aprile l'Assemblea dei Soci di Umbria Salute e Servizi SCARL ha approvato il regolamento che disciplina le procedure in materia di assunzioni, conferimento incarichi e ricorso al lavoro somministrato. In data 29 luglio Umbria Salute ha emanato un avviso di selezione pubblica per titoli ed esami per l'assunzione a tempo parziale e indeterminato di numero 101 posizioni nel profilo di operatore front office CUP, ovviamente nell'ambito dell'organico di Umbria Salute e Servizi SCARL. Ora, noi sappiamo, anche questo è un inciso che voglio riportare all'attenzione di tutti, quanto gli operatori di questo settore siano fondamentali e lo siano stati anche durante la pandemia, quando sappiamo che l'utenza Umbra è un'utenza fatta di anziani, principalmente di persone che spesso hanno proprio bisogno di un'assistenza quotidiana e concreta. Era per questo che avevamo sempre richiesto di tenere conto delle professionalità e delle competenze che si erano acquisite negli anni, anche in tanti anni di lavoro all'interno di Umbria Salute. Ora, il punto 9 dell'avviso pubblico dell'oggetto venivano illustrate le modalità di valutazione dei titoli e delle prove, disponendo anche che sarebbero stati ripartiti in punteggi massimo di 100 punti, di cui 30 per i titoli e 70 per le prove. E a questo punto veniva anche dichiarato che la valutazione dei titoli sarebbe stata effettuata previa indicazione e individuazione dei criteri dopo lo svolgimento della prova scritta. Ora, a fronte di tutto ciò, è in evidenza che non sono stati però indicati né i singoli titoli valutabili nell'ambito delle categorie, nei punteggi parziali per la valutazione dei titoli. Quindi qui è già una prima anomalia tra quello che è il regolamento che è stato approvato in data 29 aprile e quello che è il concorso che è stato l'avviso pubblico del 29 luglio dello stesso anno. Tant'è che in data 9 settembre 2021, con una determina dell'amministratore unico, viene riconosciuto un errore costituito da un disallineamento tra il testo dell'avviso e il regolamento. In data 7 ottobre, anche in considerazione dell'alto numero di domande pervenute, è stata espletata la prova di preselezione dei candidati e sono risultati idonei, perché hanno superato la prova selettiva, complessivamente 252 candidati.
avendo ottenuto un punteggio tra i 60 e i 100. Con sempre determina dell'amministratore unico, il 12 di ottobre sono state nominate le due commissioni con i relativi presidenti e membri. Ora, seconda anomalia, come è possibile che è stata effettuata una prova preselettiva se solo successivamente è stata nominata la commissione d'esame? Cioè, chi li ha convocati? Si sono autoconvocati, ad esempio? Sempre con determina dell'amministratore unico, il 26 ottobre, è stato approvato l'elenco dei candidati ammessi alla prova scritta di selezione. Con ulteriore determinazione dell'amministratore unico, il 29 ottobre 2021 è stato deciso di pubblicare il punteggio previsto per ciascuna categoria di titoli. E sempre con un'altra determina dell'amministratore unico, il 9 novembre 2021 c'è stata la pubblicazione delle specifiche, dei criteri e dei punteggi dei titoli ad integrazione delle precedenti. Quindi fino a oggi, dal 29 aprile 2021 al 29 ottobre 2020 al 29 ottobre 2021 si sono susseguite tutta una serie di determine anche dell'amministratore unico che andavano a colmare carenze delle precedenti determine. Ora c'è anche inoltre un DPR 487/94 che dice che il diario delle prove scritte deve essere comunicato sempre ai singoli candidati almeno 15 giorni prima dell'inizio delle prove medesime. Tutt'al più può essere sostituito da una comunicazione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale di concorsi ed esami. Tempo, consigliere. Ora, sì, lo so, andrò un pochino lunga perché comunque un po' è anche complessa la cosa. Poi, scusi, nella pubblicazione originaria l'avviso pubblico in oggetto quindi presenta già delle enormi difformità rispetto al regolamento. Ora, già definire i criteri per la valutazione del punteggio previsto per ciascuna categoria di titoli dopo che la commissione esaminatrice aveva formato l'elenco nominativo degli ammessi alla prova scritta, cioè quando sostanzialmente i commissari conoscevano già nome, cognome, curriculum di ciascun partecipante e anche informazioni sensibili, sinceramente già un'altra ennesima anomalia, io la voglio chiamare anomalia. Dopodiché nell'avviso non è indicato in maniera dettagliata nemmeno quale sia la prova di selezione prescelta tra quelle previste dal regolamento, ma viene indicata genericamente una prova scritta, senza specificare neanche tra quelle indicate nel regolamento. Quindi non sono state indicate nelle materie neanche una banca dati. L'ultima anomalia e poi chiudo. Contestualmente all'avviso in oggetto, Umbria Salute Scarl ha pubblicato uno distinto con lo stesso profilo, stessi requisiti e stesse modalità per 8 posizioni, ma riservato alle categorie protette. Anche in questo caso, le prove che sono state fatte l'11 novembre, che si svolgevano in due orari al mattino e al pomeriggio, sostanzialmente non distinguevano chi potevano essere i partecipanti, quindi le categorie protette avrebbero potuto partecipare per esempio ad entrambi le prove e non è stato previsto per esempio neanche un tempo aggiuntivo, se richiesto e certificato, o una modalità confacente alla disabilità per le categorie protette, come previsto anche dalla legge 104. Quindi io mi fermo qua, però voglio dire, credo che su questo punto dove noi siamo tornati tante volte, su cui si sarebbe potuto fare un lavoro sicuramente più preciso e anche più trasparente, lasciatemelo dire, rimangono tutt'oggi delle evidenti ed oggettive criticità, con la possibilità anche di generare ovviamente delle controversie. E quindi siamo in un momento di difficoltà dove avremmo bisogno sicuramente di persone formate, di professionalità anche acquisite, di competenze. È giusto passare attraverso il concorso pubblico, è giusto fare dei percorsi di trasparenza e di legalità, però è anche giusto che poi ci siano azioni conseguenti, non anche delibere che si susseguono continuamente e che annullano quasi o che vanno a colmare le lacune delle delibere precedenti, perché comunque parliamo di un concorso pubblico che dovrebbe essere proprio la carta d'identità della trasparenza per accedere a un posto di lavoro.
Quindi interroghiamo per sapere se siete a conoscenza di questi fatti, se avete predisposto delle azioni che vadano a colmare, ad annullare o a sospendere queste procedure. Grazie. Assessore Coletto. Grazie Presidente. Come dire, ringrazio la consigliera Meloni per le osservazioni che sono state fatte e per l'attenzione che ha posto nei confronti di questo concorso, semplicemente perché le persone che lavorano vanno assolutamente sempre e comunque rispettate. Io sono certo, al di là di qualsiasi considerazione, che l'amministratore unico di Umbria Salute abbia rispettato quelle che sono le norme. Ne sono convinto. Peraltro, la sua interrogazione fa riferimento alla normativa destinata alla pubblica amministrazione, che in quanto tale non si applica alle società di diritto privato come Umbria Salute. Ciò detto, non esime evidentemente Umbria Salute dal rispetto di quelle che sono le norme che regolano i concorsi all'interno di aziende che sono a partecipazione pubblica. In merito alle osservazioni riportate, l'amministratore unico di Umbria Salute ha formalmente rappresentato la regolarità dell'intera procedura selettiva effettuata nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia. Peraltro, come dire, io ho chiesto proprio all'ingegner Bizzarri una relazione in tal senso che risponda puntualmente a quelle che sono le osservazioni che sono state elevate, che sono parecchie peraltro, e la lascerei agli atti in maniera tale che sia una risposta precisa a quelle che sono le puntualizzazioni fatte da lei, consigliere. Grazie. Chi replica? Consigliere Paparella. Sì, grazie Presidente, ma comprendo l'imbarazzo dell'assessore Coletto nella risposta, il fatto che ci fornisca, e chiedo che la Presidenza ci fornisca gli atti che testé l'assessore ha chiesto all'amministratore che ci vengono forniti. Di certo non possiamo dichiararci soddisfatti perché, diciamo, intanto perché questa precisazione, diciamo, per cui non si applicherebbero le norme del concorso pubblico non ci convincono, perché nella società, diciamo, in cui non solo partecipate dalla Regione, ma nelle società e nella scelta, diciamo, che è stata fatta del concorso, è a tutti gli effetti un concorso che deve essere svolto con procedure pubbliche. Noi abbiamo sollevato il tema che quanto contenuto nel regolamento per i concorsi fatto da Umbria Salute non è poi stato successivamente rispettato nell'emanazione dell'avviso, perché chi partecipa a un concorso deve sapere prima di parteciparvi come e quanto il suo titolo sarà valutato, peraltro, diciamo, aver equiparato, se voi sapete, nei concorsi per dirigente pubblici la laurea viene valutata uno o due punti in base alla legge, in base alle votazioni. Qui, diciamo, abbiamo scoperto in Umbria che per fare il cupista bisogna avere una laurea, e tra l'altro se ce l'hai con 94 o ce l'hai con 110 la laurea sei ugualmente bravo, perché c'hai il massimo del punteggio, cioè addirittura 14 punti. E questi 14 punti sui 250, assessore, sono circa 70 posizioni che hanno 14 punti, per avere solo la sola, diciamo, laurea, che non credo sia, diciamo, il requisito necessario per fare il cupista, per fare le prenotazioni. Poi l'anomalia, si fa il concorso per riservato alla legge 68 e poi partecipano quelli che non sono iscritti alle liste di collocamento della 68, cioè partecipa solamente chi ha l'invalidità, e chi ha l'invalidità partecipa a due concorsi, quello della mattina e quello del pomeriggio. Cioè, una roba che non si è vista mai in nessun tipo di situazione. E da ultimo il fatto che a concorso già iniziato, prove già effettuate, è stato emanata un'altra determina dirigenziale che equipara, udite udite, al lavoro svolto
diciamo, dalle persone che lavorano nei CUP, il medesimo lavoro svolto nei privati. Quindi l'abbiamo fatto in corso d'opera, quindi dopo che l'avviso era stato fatto, dopo il regolamento che era stato fatto, eccetera, eccetera, noi diciamo che equipariamo. E come facciamo a dire qual è il lavoro? Cioè, io non... esistono dei CUP privati? Cioè, che vengono equiparati allo stesso tipo di lavoro? Questo, diciamo, davvero sono cose incomprensibili. Io mi auguro che nel documento che ci ha fornito, diciamo, ci siano le risposte, diciamo, a questi tipo di questioni, di quelle che abbiamo definito, diciamo, noi delle anomalie, perché sono davvero, diciamo, increscioso. Come è stato increscioso il fatto che mentre nel regolamento di Umbria Salute noi facemmo, proprio a seguito di quello che è accaduto in Umbria, nel Presidente Squarta se lo ricorda, delle linee guida per i concorsi, una delibera di giunta regionale che è ancora, diciamo, ha tutta la sua validità perché non è stata abrogata. In quella delibera avevamo detto che erano incompatibili a stare nelle commissioni chi ha continuamente relazioni con il personale interno di un'azienda. Voi avete messo, voi no, giustamente l'amministratore unico, giustamente lei fa bene a distinguere la posizione dell'assessore da quella dell'amministratore che ha fatto, diciamo, questa cosa, però la informo che è stata messa nella commissione redigente, cioè di chi scrive le prove di concorso, una persona con figura dirigenziale che sta tutti i giorni a contatto con le persone, che addirittura li selezionava rispetto all'agenzia veterinaria. Mi pare che di tutto questo, diciamo, oggi gliene facciamo, spero che ne faccia tesoro e che se ne possa occupare assumendo i dovuti provvedimenti. Grazie. È stata depositata agli atti, se la volete l'ho scritto, quindi c'è qui la dottoressa Bracconi, dopo lo prendete. Oggetto numero 39, risponde la Presidente Tesei, interroga la consigliera Fioroni, Vicepresidente. Prego, Vicepresidente Fioroni. Grazie Presidente, buongiorno Presidente Tesei, buongiorno agli assessori, buongiorno a tutti i colleghi. Oggi Presidente, l'interrogazione verte su un tema che lei ha attenzionato sin dall'inizio del suo mandato, ma che interessa tutto il territorio nazionale, ma anche la nostra Umbria. Secondo la Banca d'Italia, negli ultimi 10 anni solo nel nostro Paese sono state chiuse oltre 10.000 filiali o sportelli bancari. In Italia alla fine del 2020 c'erano circa 40 sportelli aperti ogni 100.000 abitanti, contro gli oltre 50 del 2015. I dati in Umbria sono un po' più confortanti rispetto alla media nazionale, ma anche nella nostra regione è iniziata da tempo un preoccupante processo di desertificazione e di chiusura di filiali e sportelli che sta allarmando amministratori e cittadini. Soprattutto perché la nostra regione, come noi tutti sappiamo, ha tanti piccoli comuni ed aree interne che scontano già un forte spopolamento a causa di una situazione strutturale che è quella della denatalità, e abbiamo visto gli ultimi dati Istat demografici che ci restituiscono una regione che è in calo demografico costante, ma anche proprio a causa della necessità di implementare infrastrutture materiali ed immateriali e per la carenza di servizi. E sappiamo che nel PNRR, Presidente, lei ha avuto grande attenzione per borghi e piccoli comuni, e quindi siamo convinti che questo sarà un'altra leva importante per far ripartire la popolazione all'interno di questi comuni. Sappiamo che la tendenza al consolidamento della digitalizzazione nel settore del credito, con i relativi tagli al personale, e la diffusione dei sistemi di banking online stanno condannando a morte la banca come luogo fisico, e la pandemia ha incentivato gli utenti ad avvicinarsi alle nuove tecnologie. Così come sappiamo che gli istituti bancari sono soggetti privati, ma la digitalizzazione del sistema bancario, la tecnologia e le scelte economiche ed imprenditoriali del sistema creditizio, seppur legittime dal punto di vista legislativo, non possono e non devono contribuire a far morire i territori a causa della mancanza di servizi essenziali, e quindi è necessario trovare un punto di equilibrio affinché nessuna categoria e nessun comune possa risultare penalizzato. Non possiamo non considerare che la chiusura di altri sportelli bancari potrebbe contribuire
ad un ulteriore spopolamento da parte di giovani imprenditori ed investitori. E se il trend dovesse assestarsi e consolidarsi, a subirne le conseguenze sarebbero soprattutto i soggetti più deboli, quelle persone anziane che si troveranno impossibilitate a raggiungere sportelli molto distanti dal proprio domicilio. L'inesistenza di servizi alternativi non supporta i cittadini più anziani e di certo il passaggio a strumenti quali quelli di Banca 5, abbiamo già visto che sono state coinvolte le tabaccherie e presto anche le farmacie, devono essere accompagnati per garantire la risposta a tutti gli umbri, a tutte le categorie, alle famiglie, ai cittadini più fragili, alle nostre imprese. Ricordo che il nostro tessuto imprenditoriale è fatto soprattutto di micro, medie, piccole imprese. Da sempre noi siamo attenti come gruppo consiliare a questo tema, tant'è che in quest'Aula sono state già discussi diversi atti, sia interrogazioni che mozioni, e anche lei, Presidente, ha dato dimostrazione di grande attenzione già a luglio facendo un incontro con il Presidente di ABI per iniziare un percorso di mappatura dei territori e per cercare di individuare quale che possa essere una linea strategica per evitare questo trend. E anche da pochi giorni abbiamo saputo c'è stato un altro incontro che sia con ABI che con Banca Italia, con il coinvolgimento di ANCI, perché ANCI con gli amministratori dei diversi comuni interessati sta facendo un percorso con l'amministrazione regionale. Quindi siamo oggi a chiederle, Presidente, quale sia attualmente i provvedimenti che si intende adottare e quale sia il piano strategico che si intende intraprendere per il futuro, e anche quindi a chiedere contezza delle risultanze degli incontri che sono già avvenuti sono stati intrapresi con le organizzazioni bancarie competenti. Grazie. Prego, Presidente del Senato. Sì, grazie. Grazie consigliere Fioroni per questa interrogazione che mi dà modo anche di aggiornare un po' l'Aula sugli ulteriori sviluppi rispetto ai primi incontri che ho avuto relativamente alla gestione di questo problema. Come sapete, l'Umbria negli ultimi 20 anni ha visto perdere tutti i più importanti riferimenti bancari territoriali, che sono stati acquisiti da grandi gruppi e che quindi sono molto distanti dal territorio. Questo andamento ha gravato naturalmente sullo sviluppo socio-economico della nostra regione ed ora grava anche sulle possibilità di governo del modello distributivo. Negli ultimi 2 anni invece il territorio è riuscito a conservare i centri decisionali di Cari Orvieto, Banca Centro, ex BCC dell'Umbria e BCC Spello e Bettona. Sul tema sollecitato dall'interrogante, che la cittadinanza identifica con la progressiva rarefazione delle filiali e anche degli ATM, cosiddetti bancomat, si sono inserite 3 dinamiche di sistema molto forti negli ultimi anni, che hanno colpito, come sapete bene, tutto il mondo. La improvvisa digitalizzazione della fruizione dei servizi bancari, la scarsa marginalità del business bancario in un mondo a tassi zero, che ha imposto politiche impressionanti di contrazione della spesa. Nonostante si tratti di un fenomeno di sistema e le leve di un governo regionale siano, soprattutto in Umbria, scarse, questa Presidenza si è resa attiva su 3 direttrici. Comprendere la situazione reale in Umbria di questo fenomeno, identificare possibili soluzioni di sistema e fare anche delle proprie proposte. Al termine di un primo giro, sul primo punto, che ha interessato come doveroso ABI e Banca d'Italia, posso dirvi che in Umbria il dato complessivo di sportelli per abitanti è lievemente migliore della media nazionale, che non ci conforta, però è così. 45 sportelli su 100.000 abitanti contro i 42 della media nazionale. E non è peggiorata enormemente dal 2019, anno in cui erano 47. L'Umbria però in percentuale è la 5ª popolazione più anziana d'Italia, per fortuna grazie al nostro vivere bene e alla nostra sanità.
ed è la prima in Italia per popolazione disabile. Non solo, ha vaste aree interne, poco popolate, collegate a difficoltà anche a causa dell'orografia del territorio. Per questo siamo concentrati più che sul dato medio, sul no alla desertificazione dei servizi, ovvero non vogliamo porzioni ampie del territorio, anche se marginali come popolosità e PIL, completamente scoperte. Ci sono state già proposte alcune soluzioni di sistema ed altre ne abbiamo proposte noi. Su questo, ora che i tempi sono maturi, voglio però incontrare e incontrerò anche i sindacati dei bancari che possono essere un importante supporto nel dialogo con componente datoriale ABI e regolatoria che è Banca d'Italia. In questo momento occorrerà far sì che eventuali ulteriori processi di efficientamento della rete causa digitalizzazione e scelte imprenditoriali delle banche vengano accompagnati da consulenza e formazione all'utilizzo di ATM evoluti e che progetti come Banca 5, servizi bancari di base nelle tabaccherie o adesso anche il sistema proposto dalle farmacie Pharmacash, servizi bancari di base appunto, possano prendere piede perché è fondamentale la dimensione di assistenza al cittadino nella fruizione del servizio digitalizzato. L'Umbria sta puntando moltissimo del suo posizionamento sulla bellezza delle proprie aree interne e dei borghi ed ha catturato moltissimi fondi PNRR per rilanciare l'economia tutta, ma anche di queste zone. Le banche non possono far tornare queste porzioni di territorio desertificate nella ripresa economica e turistica che in Umbria è particolarmente rilevante. Quindi ben venga ogni dialogo serrato con sindacati, ABI, Banca d'Italia, Regione, ANCI, non solo a tutela dei cittadini ma anche del sistema socio-economico. Anche nel 2022 saremo impegnati su questo fronte con idee molto chiare. Peraltro nell'ultima interlocuzione abbiamo anche chiesto la possibilità di un confronto anche con Banca d'Italia direttamente relativamente alla parte relativa proprio alle tutele. Inutile dire che tutte queste attività che sono state espletate lo sono state anche in ossequio alla mozione la 931 votata all'unanimità dal Consiglio regionale che dava appunto questo mandato in questo senso alla Giunta. Grazie. Vicepresidente Fioroni. Semplicemente per ringraziarla Presidente, ma noi sappiamo che lei sta facendo un percorso importante con le istituzioni bancarie, con gli organismi competenti, con ABI, con Banca Italia, anche con l'ANCI, quindi coinvolgendo sempre comunque gli amministratori dei territori, dei comuni più piccoli che sono particolarmente interessati e preoccupati rispetto a questo che è un percorso che diciamo la chiusura degli sportelli sappiamo è un percorso quasi ineluttabile, no? Perché lo abbiamo detto, la digitalizzazione, le nuove forme di servizio che si stanno ampliando e consolidando, però crediamo che soprattutto in particolari territori, in regioni come la nostra, debba essere fatto un percorso di buon senso per cui, come lei ha giustamente evidenziato, far sì che il processo di desertificazione non sia così esplosivo e metta in difficoltà i territori, ma sia sempre accompagnato da strumenti quali la consulenza e quindi il supporto a tutte le categorie che vivono su un territorio, dai cittadini agli imprenditori, quindi alle persone più fragili. Per cui confidiamo che questo percorso possa andare avanti, Presidente, e ci riserviamo comunque magari di fare un altro punto della situazione più avanti anche per dare contezza ai cittadini umbri di tutto il lavoro che si sta facendo. Grazie.